One Podcast. Oggi parliamo dell'elettrodomestico più controverso che abbiamo in casa. Per alcuni è essenziale alla propria sopravvivenza, altri ne sono dei fieri oppositori. In questa puntata ci facciamo arbitri di questa battaglia. Io sono Francesco Martinelli. Io sono Emilio Silvestri. E questo è Miti da sfatare. Oggi vi raccontiamo perché non è vero che l'utilizzo del forno a microonde può provocare il cancro. Non possiamo iniziare questa puntata senza citare il grande Dario Bressanini e quindi dicendo: il microonde fa male, certo, se ti cade sul piede. Oggi partiamo da questo assunto ed entriamo nello specifico. Beh, allora c'è da dire che intorno a un tema delicato come quello della salute gira tantissima disinformazione. Certo. E una delle leggende metropolitane più diffuse dai blog salutisti, tra mille virgolette, è proprio quella che i forni a microonde siano responsabili di alcune malattie come addirittura il cancro. E secondo alcune versioni un po' troppo colorite, sembra che il microonde renda addirittura il cibo radioattivo, così a caso. Sì, viene fatta una similitudine tra radiazioni e radioattività. Radioattivo, esatto. Quello è il problema. C'è poi invece chi sostiene che le sostanze chimiche presenti nei piatti riscaldati dalle microonde riescano ad infiltrarsi nel cibo. E non manca infine chi sostiene che le microonde fuoriescano dal forno a microonde e interferiscano con le nostre cellule e con il nostro DNA, portando chissà quali problemi. Diciamo che l'unica tra queste a essere plausibile è quella delle sostanze chimiche nei piatti, perché appunto ci sono alcuni piatti che non sono effettivamente fatti per essere riscaldati all'interno del microonde, ma più che altro non sono fatti per essere messi a contatto con qualcosa ad alta temperatura. Quindi anche se scaldi un cibo nel forno normale e poi lo metti nel piatto, potrebbe compromettere la sua genuinità. Anche l'OMS afferma che il cibo cotto nel forno a microonde è sicuro e ha lo stesso valore nutritivo del cibo cucinato in altri modi, diciamo modi convenzionali. Quindi possiamo dire con certezza che le microonde non rendono il cibo radioattivo? No, non serve neanche dirlo, ma no, assolutamente. Infatti, come spiega l'American Cancer Society, i cibi nel microonde si scaldano per via di un semplicissimo processo fisico. Le microonde fanno vibrare le molecole d'acqua all'interno dei cibi, che di conseguenza producono calore. Quindi non utilizzano né raggi X, né raggi gamma, né nessun'altra cosa che renda il cibo radioattivo oppure che ne modifichi la struttura chimica. E quindi se noi abbiamo sentito il parere dell'American Cancer Society, dell'OMS e altri 300.000 pareri scientifici, da dove è nata questa diceria, questa credenza del fatto che il forno a microonde possa effettivamente essere la causa del cancro? Diciamo che in effetti c'è uno studio scientifico, che però è datato 1989, che vedeva il professor Hans-Ulrich Ertel, un nutrizionista svizzero in pensione, affermare di aver condotto alcuni esperimenti che, lo diciamo subito per mettere le cose in chiaro, sia l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, cioè l'AIOM, sia la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, l'AIRC, hanno totalmente ritenuto privi di alcuna scientificità. E siamo alle solite. Ecco, infatti. Vi spieghiamo in due parole la teoria del dottor Ertel. Secondo lui, i cibi cucinati o scongelati nel forno a microonde provocavano cambiamenti nel sangue e potevano trasferire radiazioni all'interno dell'organismo, determinando alla lunga lo sviluppo di tumori maligni. Dopo queste affermazioni, Ertel andò incontro a due processi legali. Il primo proprio sul merito dei suoi dati, il secondo invece sulla legittimità di diffondere ulteriormente le sue teorie. Il primo processo, quindi quello proprio sul merito dei dati, lo perse e nelle motivazioni della sentenza fu ben specificato che non fosse assolutamente giustificabile, sulla base delle evidenze scientifiche a disposizione, di affermare che vi fosse una chiara relazione tra cibo preparato con un forno a microonde, cancro e altri pericoli per la salute. Il secondo processo, invece quello sulla libertà delle idee e della libertà d'espressione, venne invece vinto dal professor Ertel perché il divieto delle sue tesi avrebbe leso la sua, appunto, libertà d'espressione. Figuriamoci. Quindi è proprio grazie a questo secondo processo che la teoria si diffuse tantissimo, perché il professor Ertel si fece paladino di quei pochi scienziati che avevano avuto il coraggio di indagare fino in fondo e che non si sono fatti imbavagliare dai potenti che ci controllano. Mi ricorda un po' qualcosa di attuale, di abbastanza, ecco. Attuale. Ecco, un piccolissimo appunto che ci sentiamo di fare è che in effetti, sempre rispetto alla cottura tradizionale, il microonde è meno efficace nell'eliminare eventuali batteri o tossine che possono essere presenti nel cibo mal conservato, per cui il maggior rischio per la salute sono dei disturbi gastrointestinali che possono derivare dall'eventuale cattiva conservazione dei cibi e al loro conseguente
riscaldamento al microonde, ma ovviamente nulla a che fare con il cancro. Bene, quindi possiamo anche questa volta affermare una volta per tutte che non è vero che l'utilizzo del forno a microonde può provocare il cancro. Anche perché probabilmente metà degli studenti italiani sarebbero finiti, nel senso che è alla base. Detto questo, noi torniamo domani con un altro mito da sfatare. Ciao! Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Marco Maisano. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.